Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera mi sono portata gli amici. Eccoci qua. Ciao Fe, ciao Ivy. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Eccola. Stasera ho chiamato i rinforzi perché è stata una settimana molto lunga. E quindi c'era bisogno di supporto emotivo. E stasera decidiamo il Pokémon della settimana prossima, quindi ne ho scelti 5, uno più puccioso dell'altro. Cioè settimana prossima proprio zucchero che piove. Quello meno puccioso è blu, è azzurro. Questa sera disegniamo uno scoiattolino che avevate chiesto all'ultima puntata che abbiamo fatto assieme, che è Ione in inglese, in internazionale, e Pervinca, sì, esatto, è Pervinca, sì sì, nella traduzione italiana. E quindi stasera disegniamo lei. Io ho fatto come al solito una bozza preliminare che ho spoilerato nel mio canale di Telegram, quindi chi è nel mio canale di Telegram si è beccato in anteprima lo spoilerino su che cosa disegniamo questa sera. E stavolta mi sono messa un riferimento in modo da non dover guardare sull'iPhone di che colore ha il vestito quello che sto, il personaggio che sto disegnando, e possiamo iniziare allora a disegnare. Non immagino troppo, che era bellissima già così. Ah ok, Ilenia è nel gruppo segreto e l'ha vista, quindi iPad. Il Pervinca è un fiorellino ma anche un colore, che è azzurro, ed è, suppongo. No, è sbagliato, no, il Pervinca è viola. E infatti non ci azzecca niente con Ione. Io mi chiedo chi li pagano a fare sti tizi qua. Che poi voi immaginatevela, comunque sempre stile galassia ma viola, ma sai che cosa sarebbe veniva stata fuori? Molto bella, magari un mix blu viola. Poi perché sto capello verde? Perché giallo, c'entra la galassia? Il ciuffo lime non lo capisco neanche io. Sì, non si dicono le parolacce, il ciuffo a tendina di piadineria, tra l'altro. Sì, è vero. In effetti. A righe. Io, come al solito, farò un po' la mia versione di Pervinca. Perché, tipo, per esempio, l'originale mi disturba tantissimo e per questo non lavorerò sulla mia isola. Per il fatto che non ha le ciglia. No, le ciglia. A me sta cosa che non ha le ciglia mi disturba, soprattutto se ha il trucco. Cioè, hai il trucco e non hai le ciglia, mi disturbi. A me piace la coda tantissimo. Sì, la coda è stupenda. La coda è quella di tutti gli scoiattolini. Però è galassia, capito? Ah, perché è galassiosa. Famolo le coglia. Sì, eh? Mia. Ciao Antonia, ciao Monica, ciao Gastel. Ma ciao ragazzi. Siamo arrivati in gruppo. Ciao Monica, ciao Gastel. Stasera disegniamo lo scoiattolino galassia, dal nome che non c'entra niente, Giulie, perché i disegnatori e i traduttori di Animal Crossing hanno un brutto senso dell'umorismo. Lol. Ciao Giulie. Come stai tesoro? Com'è passata la settimana? Prima stavamo un po' chiedendo a tutti come hanno passato la settimana, giusto Ilenia? Come hai passato anche tu questa settimana che ci avvicina sempre di più al Natale? Mamma mia, che tu veramente ami alla follia, eh? No, Gaston, no. Ilenia, posso passare quel link che mi hai girato a Simone, così mi faccio dire che cos'è questa roba? Niente, no, sto chiedendo a Ilenia. Si fa i fatti suoi, Fe, capito? Sì, se mi faccio un attimo i fatti miei perché... Ok, oh, grazie. Giulie ci dice che adora Pervinca. Oh, che bello. Io adoro tutti gli scoiattolini, però lei la disegnerò con le ciglia perché mi disturba che non abbia le ciglia. Ma sì, la rendi solo un po' più bella. È
Antonia dice che le è venuta di nuovo la febbre e che non vede l'ora di guarire. Ti capisco, Antonia, io di nuovo la tosse, mi perseguita. Ma che cavolo, queste influenze che stanno girando adesso? Eh sì, è tremenda e... No, Castello, niente apostrofo. Senza, giusto, senza apostrofo. Che apostrofo? Ha scritto disegniamo Ione mettendo No. l'apostrofo prima della I, quindi non si fa, non si fa. No, 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 chiamiamola Pervinca no. così siamo tranquilli. Ciao Fabi, benvenuto, buonasera. Ciao Ciao Fabi. Ciao Fabi! Fabi. Fabi, hai ricevuto i miei doni? Attenzione, qui si regalano cose? Sì. Si regalano cose in Animal Crossing. Devo tipo aprirlo Tutte da cose 3 anni. la maggior parte delle cose che ho ricevuto. Gattel dice va bene, Pervinca, come le piastrelle di casa di nonna. Sono viola. Esatto. Esatto, sono viola o sono azzurre come questa scoiattolina in incognito? Però è carina, ha occhi molto grandi, bella espressiva. Sì, se la tira un po', eh. Sì, un pochino, però... Ilenia si inventa i tag proprio. Devo fare chiocciola Anto, pum, cioè alla fine, chiocciola Anto, chissà chi ha taggato. Gli altri hanno risposto come hanno passato la settimana? Direi di no, sai. Ma avete Fabi si passato questa dice... settimana? Diteci. Fabi dice che sicuramente li ha ricevuti, non ho tempo di respirare, mi sono seduta adesso, domani giuro che riapro Animal Crossing. Ah, ok, no, ma non c'è fretta, non c'è Sei in fretta. buona compagnia. Io anch'io tutta la settimana che non gioco, infatti sto sclerando, perché ho lasciato una casa a metà, gli ho fatto il giardino e non ho fatto l'interno, quindi sta cosa mi sta tormentando da giorni. E ho iniziato a girare i video sulle case che sto facendo. Oh, che bello, non vedo l'ora di vederli. Tu non hai visto il primo, Ivy? No. Ho fatto la casa di Sasha e Ok. ho scoperto che Sasha, che è il, come si chiama? Il coniglietto E con... azzurro verde acqua che pensavamo tutti fosse una femmina, invece è un maschio, e ha anche dei gusti un po' particolari perché ha voluto come casa una nave spaziale. Ma dai, È gli piace lo bellissimo quel video. spazio? Devo vederlo E quindi ho assolutamente. deciso di fare i video delle mie casette che ho disegnato con gli LC, ma l'ho fatto disegnando, cioè registrando il video come se fosse il video per un cliente. Quindi all'interno della casa Oh. ho messo della musica chill in sottofondo e ho fatto tutte delle inquadrature in prima persona, molto, molto particolari. Bellissimo. Ok, ora Gaster ti voglio rivederlo. risponde. Gaster ti dice che la sua settimana è andata abbastanza bene. Ho fatto anche 2 giorni di smart working, quindi lusso. Lusso. Ilenia, bene, ho fatto sti regali di Natale. Finalmente ha terminato sta lista infinita. E mi è venuta notizia all'orecchio a causa delle cuffiette, quindi direi una meraviglia. Ma Ilenia, però te la cavolo. sei un po' cercata perché io e Avi è da 2 settimane che ti stiamo dicendo di toglierti quelle cuffie. No, era Antonia, mi pare. Era Antonia, non ero Ma io. che cuffie? Ilenia c'ha un problema con le cuffiette. Quando inserisce i gommini, quelle di gomma proprio che fanno occlusione totale, le viene tipo una specie di, non lo so com'è, prurito. E è tipo allergica, si sta distruggendo le orecchie. Più gli È dico come non quei fiori, usarle, brava, praticamente. più È gli tipo dico di non psoriasi. usarle, più lo fa. E non devi assolutamente usare i cotton fiocchi, Legna. Esatto, fanno più danno che altro. Esatto, me l'ha detto l'otorino. Dopo che ti eri fatta i danni. Dopo che sì, avevo un'otite assurda con la faccia gonfissima. Mannaggia. Antonio è uguale. Ho detto che se non Vedi. le cambia peggiora, è la Anche stessa che avevo io. io ho un po' risolto comprando quelle che mi ha consigliato Fe, che sono credo quelle che usate tutti. Sì, Sì, praticamente. Le ho mandate anche a veramente. Ilenia, ma Ilenia ancora ha deciso che non le compra. No, io ne ho comprate Però, due ok, paia ieri. esatto. Ilenia, in questo momento c'hai le cuffie? Toglitele. Togli le cuffie piuttosto. Eh sì, Leniel, l'otorino mi ha detto di non usare assolutamente i cotton fioc perché spingono le cose in fondo e tappano e ti si infiamma tutto.
Infatti Fabi consiglia anche, volevo dire inoltre, che i gommini Sì. vanno disinfettati anche se li usiamo solo noi, alcol rosa e via. Esatto, ma ha detto anche questo, di disinfettare le cuffie, qualsiasi cuffia, di pulirla sempre. A me piacciono perché comunque ti isolano, ti fanno sentire il volume molto più alto, pieno, però Sì, hanno anche a me troppi piacciono. Io non le difetti. posso usare. Non le posso usare. Vengono via da sole. Sì, è vero. A me quasi tutte, l'orecchio destro vanno bene, nell'orecchio sinistro esce fuori. Non so perché. Conformazione, probabilmente. Sì, Le prendo, sono nel carrello. Sì, le devi brava. farlo. Devi Fallo, farlo perché vedrai. altrimenti poi non puoi più stare in Discord con noi. Perché se... No, come facciamo senza Elenia? Non ci può? Ah. Non si può, non si può. No, Fabi, ho provato tutte le dimensioni. Tutte le ho provate. C'è un qualcosa nel mio orecchio che mi impedisce di utilizzarle. Le metto 5 secondi, qualsiasi dimensione è, 5 secondi, vengono via. Cadono. Non c'è verso. Queste invece... Con la plastichina sono perfette. Sì, può essere. Ho l'orecchio strano. No, ma succede anche a me, Ile, ma è così. Dipende. Certo che se la mena un sacco questa. Ha un po' quello sguardo, un po' L'espressione. smorfiosino, sì. Però con quel nasino a cuore, molto, molto carino. Che sì, anche nell'originale l'espressione è molto... Sì. No, non dico triste, Sì, però non è che guarda. sprizza gioia, eh. Appunto, cioè sta lì come per dire... Ciao, ti saluto perché devo. Ma mi stai sui maroni. Più o meno. Senti, È la guida, dice io Fabi. sto qua solo perché hai comprato l'Amiibo, se no. Ah, ok. Gastel ha proprio l'occhio da voglimi bene, ma 2 metri più in là. Eh sì, un pochino sì. Allora, questa ha esattamente lo sguardo delle frasi che mi diceva Diana prima che la mandassi via. Cioè. Diana, mamma mia, terribile. È terribile. Hai avuto anche tu Diana? Sì, l'ho mandata via subito. No, io l'ho tenuta per un po' perché mi piaceva anche la sua casa. E poi però veramente era fastidiosa. Cioè, io adoro Granella perché è un continuo di complimenti. Tu quando le vai a parlare, lei dice sempre qualcosa di carino. Invece Diana, ogni volta che le parlavo, erano sempre cose brutte. Sì, Quando entravo in Fabi, casa Fabi. sua, oh, grazie che mi sei venuta a trovare, però non toccare niente. Sì, è vero, me lo diceva anche a me. Chi ti conosce? Ma chi ti vuole toccare? C'hai un letto e un mocio per terra. Cioè, hai visto casa mia? Cioè, hai visto casa mia? Chi vuoi casa tua? Se l'avessi avuta col DL Ciglia avrei fatto una casa bruttissima. Ecco. Fabi ti chiede, mi fai vedere la penna grafica? Apple Pencil. Sì, ma ho comprato la custodia nuova. Oh. La fogliolina. Che colore è Enim? Bravissima, È pervinca. bravissima. Ma dai. Ci siamo intesi Che fortissimo. bella, molto bella. Pervinca. Cioè, Fabi, quando tu hai scritto ti va un po' di Schweppes, solo io e te, era inteso sempre per la tipa lì o così perché volevi? Però avvisa prima di fare queste cose con la voce perché qua Oh, in scusa. chat persone svengono, Ma io mi chiamo Gastel. poi mi Né rubi la Mingus, scena, cioè. poi mi rubi la scena che io ho questa voce. Era un avance per me. Neanche me Sì, piace la Schweppes. era un avance per Fe. Ma certo, ho scritto il dialogo della Ah, scoiattola, me lo ok. sono Ma perso. non mi sa tanto di quello, eh. Mi Ah, era il sa più di dialogo quello che ha della scritto scoiattola, Simone. l'ha scritto Fabi. E L'ha scritto Fabi, l'ha scritto Fabi, Fabi. quando arriva a quest'ora, c'ha sempre queste frasette un po' così, come Ivy. Della Della stanchezza, ragazzi. stanchezza. Ragazzi, ma non dovete picchiarli. C'è Antonia che scrive che io sono giorni che picchio Crocchi, ma non ha intenzione di andarsene. Io e i pupi, questa è Elenia, che non vogliono andare via, li metto rinchiusi in un recinto. Ma Ma non perché? Ma non cambia serve. niente, non succede nulla, è Potete inutile. entrare, Dovete l'hanno fare time davanti o travel. O indietro e
Oppure Ilenia scrive, però a me funziona, Ilenia non è vero, perché stai picchiando un gorilla da 3 mesi. E non sta funzionando. E non è ancora successo. Cioè, quindi voglio dire... Ma poi come lo picchi un gorilla? Con il retino, è l'unico modo che hai per picchiarli. È vero. Ma gli puoi anche andare vicino con la pala. Non lo voglio più. Però chi è il... Ma dopo un po' se ne va, coccodrillo. Sceglie lui e non i pupi belli. Ok. Direi che possiamo passare al colore, che dite? Questo gioco è più violento di l'Earth... No, Gaster, l'unica cosa che puoi fare è mettergli un retino in testa, esagerare, quindi non... Sì, e si arrabbiano pure. Cioè, quindi poi si arrabbiano e te meno. Arrabbiano, gli esce il fumettino in testa. Poi ti arrabbiano. Sì, non so, sai che... Non ho visto se puoi tipo fargli scendere l'amicizia. Penso di sì, che se si arrabbiano ti scende l'amicizia. Sì. Come sale, ti danno i regali, scende quando li picchi. Picchierò tutti. No. Ilenia scrive, ci hai messo un cavolo a disegnarla. Vabbè, ma c'era già una bozza sotto. Quindi va bene così o cambiamo qualcos'altro? Perfetto. Dove devi andare? Stupenda. Ci abbiamo aggiunto le ciglia. Esatto. Come la prova e la del frangetta fuoco. È un po' più dai. Ma sì. Più svolazzante. Molto carina. Allora, come funziona il viaggio? Devo andare indietro. Se sei all'orario di adesso, devi andare nel menu della Switch, togliere l'orario che si aggiorna automaticamente e poi o vai avanti e poi torni indietro o vai indietro e poi torni avanti. Cos'è? Ogni 15 giorni più o meno? Mi pare 2 settimane. Mi ricordo, sì. Mi ricordo anch'io una ogni cosa del 10 genere. Giorni dai più o meno. C'è qualcuno nuovo col fumetto. C'è qualcuno col fumetto. Quando becchi uno col fumetto, poi lì vai avanti di un giorno e basta, no? Vai avanti di un giorno con un sì, giorno. Esatto. Finché se non, è quello... non becchi quello col fumetto che ti interessa. Che ti interessa. Non sì. Ci parlare se è una persona che non vuoi mandare via. Non fare come Mingus. Esatto. Quando vedi che compare il primo fumetto, semplicemente picchialo col retino. Così se lo toglie e vai un giorno avanti. Un altro personaggio avrà il fumetto in testa. Esatto. Io non ho capito che cosa mi ha detto Gaster. Gaster e poi Nima e OP, non dimentichiamo questo dettaglio, riferito al fatto che Animal Crossing è violento. Cos'è OP? OP è Overpower. Ah, okay. Allora sì. Antonia chiede se abbiamo fatto l'evento. Parli di quello del ringraziamento? Io non ho aperto Animal Crossing. Io sono ancora 10 giorni fa. Di essere tipo okay. Gennaio. Io sono a 10 giorni fa perché avevo sulla spiaggia del DLC il mio paperottolo. Ve lo ricordate il paperottolo che ho mandato via? Ce l'ho lì e quindi non voglio cambiare giorno perché voglio fargli la casa. E quindi sono bloccata 10 giorni fa. E non sono più andata avanti coi giorni perché devo avere il tempo di fare la casa al paperottolo, perché ogni giorno la gente sulla spiaggia e dentro la caffetteria cambia. Allora fammi fare un qualcosa di tondo. Ilenia, te lo dico adesso, vado a fare un 31, arrivo. Vai. Era un 51. Il 51 è pesante. 31 un po' meno. No. Elenia fa sempre il 51. Quindi è il 51. E lei qual è il pesante allora? Vabbè, avete capito comunque. No, cancellato. A fine live ricordatemi che se avete fatto i bravi vi faccio vedere in anteprima le nuove emote di Mingus che sono quasi finite. C'è il mic. Oh, che bello. Mancano solo le ombre finali. Che penso finirò domani. C'è il mic e c'è, non mi ricordo più. Fe ha visto i disegni, non mi ricordo più che cos'era. Ormai sono così stordita in questi giorni che non mi ricordo più niente.
Ilenia ha travisato le cose. E semmai è il contrario, Leggetemi, non rispondete, basta, che se no rimango curiosa. La Relegna dice che il 31 è la popò e il 51 è la pipì. Perché la, no. Scusami, e perché la pipì costa di meno? Infatti, appunto. Cioè, costa di più. Dovrebbe essere è il 2,50 contrario. La pipì e semmai, non so, 5 euro il resto. Sì, scusami, Aspetta, però le orecchie non gliela faccio la cosa, la faccio direttamente col colore, la riga. Quindi più vai indietro coi numeri, più è pesante. Okay. Pare. Vabbè. Non ha senso, scusa, paghi di più per le cose che necessitano di più tempo e più pulizia al posto. E infatti io così forse pensavo. Forse lei ha inteso che i soldi li danno a noi, ma no, i soldi li paghiamo. Esatto. Cavolo, se pagassero le persone per fare i 2,50 sarebbe una figata. Me la dovete spiegare sta cosa però. Fabi, di nuovo. Dobbiamo rispiegarla ancora? Vai, Fe. No. Ce la vuoi fare, Fe? Aspetto, aspetto la risposta di Fabi, poi se dice sì allora la rispiego. Oh, Gastel dice, il vero guadagno, ci stai di meno e ti costa di più. Giusto. Ok. Comodo. Puoi mentire, allora. Che ne sanno? No, evidentemente fanno il controllo qualità dopo. Ah, ok. Fabi scrive, io sono come i cagnolini, ogni volta che mi emoziono faccio pipì. E mi emoziono facile, quindi sarei ricca adesso. Tanta roba. Ok. Casino, Fabio, esatto, Ilenia, è un bel casino. Se devi pagare, se ti pagano, no, non è un casino. Come mai hai scelto? Cos'è il marrone? No, ho sbagliato. Sì, sì, uso sempre il marrone e poi tanto la cambiamo. Volevo vedere. Oh, è senza maniche il vestito, ok. Ma perché il verde acido con l'azzurro? Perché? Perché, infatti, maledetti disegnatori? Dobbiamo fare una versione personalizzata e usare il vero per Vinca. The real per Vinca. Fe, stavamo dicendo che se fanno i bravi a fine live, però ricordatemelo perché me ne scordo di sicuro, gli faccio vedere a che punto siamo arrivati con le nuove emote di Mingus TV, primo canale. Oh, va bene. E non mi ricordo che cosa ho disegnato però, perché sono stanca. Tu hai visto le bozze a matita, c'era il mic. C'era il mic, c'era il sigla. C'era il sigla che era solo la scritta però, invece quelli con la faccia c'era il lurk e l'hype. E l'hype, le scritte sono il quindi, il sigla, il dico anche l'ultimo, no l'ultimo non lo dico, non la dire, l'ultimo lo scoprirete un po' più avanti. Ora sono curiosa. Sappiate che ce n'è un altro. Antonia chiede quanto manca per le emote di questo canale. Non lo sappiamo in realtà. Boh. 25 su 30 c'è scritto, ma non so se è aggiornato. Sai che non lo so? Non te lo so dire. Comunque, quando arriveremo alle emote, alla prossima emote, faremo l'estrazione. Esatto. Faremo la super estrazione. Qui. E così. Il sotto è di un altro colore. Ok. Allora, se è di un altro colore, lo faccio direttamente col colore. Ok, passiamo. Il Rex alla chiede. Faccia.
Perché Anto e Simo hanno il first accanto al nome? Il Rex, ma non sono gli unici. E voi avete la spadina, però avete anche il first? Sì, è vero, c'è anche il first, c'è anche un trenino. Io c'ho anche il trenino, sì, io guido treni, sempre, ovunque. Sì, ma che vuol dire? Il first vuol dire che sei il fondatore, insieme a chi ha creato il canale, del canale. I primi 10 abbonati ricevono questo stemma esclusivo. Sai che mi salta Saretta! Ciao l'anteprima? Sara! È Ciao arrivata Sara! Sara! Hai preparato la scheda per domani? Io provo a mettere e togliere l'anteprima. Oh santo cielo! Anto! Antonia! 5 Che è successo? abbonamenti! 5 abbonamenti! Antonia vuole Grazie! vincere! Antonia Antonia vuole vuole vincere! vincere! Devo segnarli. Benvenuti il Grongo, la Clerix, Boring e Pixie nella family del secondo canale. Benvenuti! E anche Fridu Podcast. Li stavo segnando in mezzo ai Pokémon, ho sbagliato. Segna, segna, Fe, segna, per favore, Fe, segna. Ecco Quando Boring. hai voglia, hai tempo e non ti disturba, segna. E grazie, 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 Antonia. E ti metteremo i tuoi 5 bigliettini. 5, giusto? I tuoi 5 bigliettini in più nel cestino, grazie. Cioè, scusate, io ero capotreno e non avevo selezionato il trenino. Che sei un pollo. No, è un capotreno, non un pollo. È un È capotreno arrivato pollo. Boring. Ciao, Ecco. Ciao buonasera. Ciao Boringo! Ciao Boringo! community bellissima. Ciao anche a Sì, te. voglio vincere almeno stavolta. Dai, ce la farai, ce la farai. Ed Ed è arrivato anche Struso. Ciao Oh, Marco. Ciao Marco! Marco. Allora, visto che è arrivata un po' di gente, ripetiamo il contest. Vai. Allora, durante questa live, nelle prossime live su questo canale, abbiamo in apertura questo contest. Tutti quelli che faranno o regaleranno una sub nel canale, va bene anche il Prime, riceveranno un bigliettino per l'estrazione del premio, che è un'emote disegnata da me con la propria faccia. Quindi mi mandate una foto, vi disegno voi stessi, o il personaggio di Animal Crossing, per esempio, se non volete, come abbiamo fatto io e Sara, se non volete la vostra emote, ma volete il vostro personaggino. E quella lì rimane a voi come premio, e in più verrà caricata su questo canale come emote del mese con lo stemmino primo vincitore di questo contest, che rifaremo anche più avanti, e per tutto il mese. Quindi tutti potranno spammare la vostra faccina per un mese in live su Bello. questo canale e in tutti gli altri canali che visiteranno. C'è Boringo che scrive: io voglio il fifino come emote. Esiste già Boring, la mia emote esiste. Esiste già. Eh sì. Solo che Ma Fefino non non è uno c'è. Su streamer come Discord. Sara, e quindi È su non ha le Discord, è emote. Su vero, è su Discord, però, sia Discord. la È mia su che la Discord. tua sono Su su, sì, Discord. anche su Telegram. Su E anche su Telegram. Telegram, è vero, puoi vederla su Discord. Nella sezione benvenuti la trovi. Credo. Devo controllare, penso di sì. Ci Ma penso di sì. sono, ci sono. La mia emote c'è. Non ci sono le ultime su Discord, ma ci sono quelle dei mod. Vieni, vieni. Rosa. Allora, il naso di che colore è? Rosa! Sara Star ti scrive come siamo bellissime. Sì, col nostro personaggino di Animal Crossing. Ah, io pensavo in live te. Ah, quello sì, ma stavamo parlando delle emote, ha spammato Allora le tutto, allora tutto. Tutto, emote. tutto. Sara, di anche lei in live. C'è Vedi, stato un Nim è periodo che sempre c'erano bellissima. tutti i mod come emote in chat, vi ricordate? Eh sì, Cos'era, mi per l'anno, ricordo. per Io no. festeggiare? Io no. Sì, c'eri Come no? anche Io non tu. No, no, io non ci sono mai stato in nessun canale. Non è vero, c'eravate tutti, vi ho No. messi tutti io per festeggiare, non mi ricordo C'era qualcosa, che sì. Mingus, era la Mincon. Ah, è vero, la Mincon. È vero, era la E li Mincon. avevo messi tutti a sorpresa. Ha una domanda seria, dice Castello.
Abbiamo avuto Sarastro 88 che ha streamato sul canale. Ma quindi ci dobbiamo aspettare anche qualche live di Fefino, Simtek, Ivy e Rita? Spero di non aver scordato Mod, siete una squadra di calcio. Chi lo Allora, sa? sì, Chi lo chi sa? lo sa? Gaspel, Chi lo chi lo sa? sa? Sorprese, sorprese. Saranno Ricchi ordini premi. dall'alto in caso, quindi. Antonia chiede se hai fatto le emote anche dei nuovi mod. Attualmente le emote non c'è. Antonia ha chiesto se hai fatto le emote anche dei nuovi mod. Ho fatto l'emote di Cocco. Non abbiamo mai fatto l'emote di Simo perché non gioca ad Animal Crossing. Esatto. Le emote le hanno in questo momento Quindi adesso praticamente. pago 60 euro, mi creo il personaggio. Dai. Esatto. Ma non c'è qualcuno che gioca ad Animal Crossing tipo creare il personaggio momentaneo sull'isola? Oppure, sai cosa fai? Ti metti d'accordo con Fe, fai travestire il suo personaggio da te, ti fai scegliere le come si dice, i capelli, gli occhi, le cose, fate una foto e io ti faccio l'emote su quella. Fa prima con Sara perché io non posso streamare Su quella roba. per adesso. Comunque sì, Allora, per mettiti adesso d'accordo le con emote ce qualcuno. l'hanno, esatto. Le emote ce l'hanno solo gli executive. Così ti fai il personaggio simile il più a te, come lo vuoi, e poi la facciamo, dai. Ciao Boring, buona live da Jambu. Ciao Boring, buona serata. Grazie di essere passato. Sì, Saretta, ma come faccio a streamarlo a Simone per farmi dire voglio questo, voglio quest'altro? Figurati, perché quanti ce n'ho io? Tre. Nemmeno io vestiti da Chissà maschietto. se c'è qualche sito che ti permette di creare il personaggio di AC. Ma bisognerebbe vedere. Tanto alla fine la faccia, non neanche i vestiti, quindi. Sì. Sara Sì, solo la giustamente dice faccia. che hai No. dei calzini verdi orribili. Tu hai detto No. giustamente prima della frase. No, perché so che a Sara non piacciono. A me i calzini verdi piacciono, lo Anche a me sai. piacciono. Ah. Sara, Però ti non ditelo a dispiace. Sara. No, ma infatti Sara non sta ascoltando. meno male, perché se mi sente poi è un casino. Sara, ti amiamo. Uffi! Dice no, vi sento forte e chiaro. Ma che cavolo. Eh no, c'ha gli occhi diversi. Mi triggera sta roba, aspetta. Allora, fammi vedere. No, Simone, ma è. Ok. Come funziona? Allora, Che cosa? Simone mi ha mandato un Non mi link. leggete, non mi leggete niente. No, non sto leggendo la chat adesso. Appunto. Perché Simone mi ha mandato sta cosa Allora. Spiegaci. Per dell'Animal Crossing. Sì, cercare di sembra fare. un tool Bello, vedi i colori online per creare il dell'Inter. personaggio. Ah, io e Sara avevamo i colori dell'Inter, ok. No, Nima i capelli verde Tiffano non blu, esatto. Io non ho vestiti da maschietto su Animal Crossing. Ah, no, sull'isola di Ma in Franci? via. Sull'isola di Franci? Nima, una richiesta per te da una persona che ho sul divano. Mi ha chiesto se puoi disegnare anche la sua emote. Tesoro. Spero sia Bello. Franci. No, vogliamo tutte le moto di fede. Anche. Allora, poi Chi è c'ha le Franci? sopracciglia, di che colore ce l'ha? No. Non ha neanche le sopracciglia questo essere, gli fa niente, gliele faccio. E poi c'ha quei Fagliele pallini come. gialli sulle Esatto. guance. Fagliele come quelli. Così Facciamo uguali. riprende. Facciamo qua, dai. Un giallo un po' meno fluo.
Il 51, no, Ilenia, non si sa, non si sa, non si sa. Ah, ho dimenticato le ciglia di sotto. Quindi faccia. Ah, no, soltanto di qua le ho dimenticate, di là le avevo fatte. Ok, allora facciamo il riferimento del contorno. Così. E iniziamo a colorare. Esatto, il Rex, il Gaster scrive: Ilenia, sta smaltendo le richieste, vai a fare pipì di ieri sera. Ale, Non l'ho capito. Ah! ieri ha creato 1 milione di pulsanti che al 100% saranno rimasti tutti. No! Guarda, urla Forza Lazio, mandami un bacino, muovi il sopracciglio. Sara, fai capire a Sì, Fabi, sono ci sono rimasti. tutti, non ne ha tolto nemmeno uno. Te non li Li ho puoi rimontati. togliere, vero? No. Ah. Che caschino, c'è un macello qui dentro. Devo ricordarci. Però se gioca a Fortnite, dimmi, se te lo riscatto lo fai? Che pacco, non ho voglia, non mi ricordo più i tasti. Simone ha riscattato, eh? Gioca più meglio. Gioca più meglio, ma cos'è? Più Meglio. Ma se non, Gioca più ma se non meglio. sto giocando, come faccio? Parla bene Attenzione, di me, Ilenia ha Simone. riscattato, legge ad alta voce tutta la chat, Nim. Sono 10.000 punti, eh. Ma che cavolo, Ile! Allora non lo puoi vedere finito sto scoiattolo. Da dove leggo? Da adesso? Sì, da adesso, vai. E quindi, mo dovete scrivere però, eh. Ma Ilenia che si Allora, dice dov'è? Ilenia sei un genio. Certo, Nim deve leggere. Questa è più bella. Ilenia sei un genio. Ilenia ti voglio bene. Dai, eh. Per quanti minuti cronometrate? 2 minuti. Non perderti le nostre fantastiche offerte gaming e non solo. Segui il link per aprire la sezione dedicata del Discord. Ilenia sei la migliore. Nim ti adoriamo. Grazie, Ivy. Ha riscattato, fai un 2,50. Fe non ti sopporto. Ma come? Sara non sei più. No! Non si può dire. Bellissimo la frenata in corsa che ha La frenata in fatto, corsa testa non si può vedere, non coda. si può vedere. Ah, l'amore. Ilenia, cacchio, mi vuoi far uccidere? Guarda che Sara sa dove abito. Attenzione, qui si rischia grossissimo. Rieccomi, non c'era! Meno No, non male. c'era, non c'era. Potevo sopravvivere, meno male. Ti adoro, Nim. Grazie. Il rischio è alto, occhio, sì. Sara, meno male che non c'eri perché c'è stato un rischio fortissimo, eh. Cosa è successo? Leggi in alto. Ilenia ha riscattato, leggi tutta la chat e poi mi ha fatto i traccobetti. Leggi, leggi. E E i bannala. E traccobetti non ci piacciono. bannala. Tra l'altro, ieri sì, Ilenia è stata sospesa per 600 secondi, ovvero 10 minuti. Ieri è Come successo ieri un sera con macello. Mingus. Niente, Sara, non è successo nulla. Quanto manca alla fine dei 2 minuti? No, basta, 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 continuo Finito? pure a disegnare. Ok, Sì. torniamo a disegnare allora. Guarda che bella con quel nasino rosa. Allora, poi andiamo sul blu della codina. No, ma i colori li puoi pescare direttamente dal riferimento, no? Sì, ma volevo farli un po' diversi. Ah. Tipo potremmo farla per Vinca. Evidenzia il mio messaggio, dice Fabi, Nim ti saluta Luca e dice che il tuo disegno è Oh. bellissimo. Grazie. Carino, Luca. Grazie, passa un bacino a Luca da parte mia. Allora, E Sara poi. Star riscatta, siediti bene. Comunque tutte queste ricompense danno sono, comunque tutte queste ricompense sono un rischio enorme, specialmente per chi come me ha 30k di punti. Gastello, Eh fai sì. il bravo, perché Eh Nim sì. ti picchia. Sì, no, non lo picchio perché mi deve aiutare con il mio canale YouTube, quindi
c'ha un esci gratis di prigione momentaneamente. Ragazzi, consiglio, tenetevi questi punti per la prossima live dove Ale giocherà. Sei un genio. Io direi anche tenetevi punti perché il Natale si avvicina e se voi non avete ancora fatto un Natale con noi non sapete che cosa accade a Natale. È vero, è vero. Allora, e io poi da piangerete parte se vi sarete persi tutti i punti canale in questi giochini. No, Sara, non spoilerare, Sara, non spoilerare. Ecco. troppo tardi. Non c'è più mistero perché Sara ha detto no. Già. Ma sta anche spammando. Che succede, ragazzi? Sara. Secondo me non è Sara che sta scrivendo. Qualcuno ha preso il suo account? No, non Sara? Penso. Non possiamo neanche bannarla. Antonia, scusate. Non vedo l'ora. Scusate. Monica dice a Gastel che ha 84.700 punti e se ne vuole un po'. Però ah, sta anche sboronando. Anche Francia ha detto wow quando ha visto Ione. Bene. Mi ero divertito un sacco l'anno scorso. Facciamo a gara di punti. Chi ha più punti? Mettete in chat quanti punti avete. Allora, qui mettiamo il grigio. E poi sopra il blu. Ivy c'ha 79.000 punti. Io ne ho 109.000. Wow. È impossibile che ne abbia più di Fe, però. Infatti. Vero, quanti ne hai, Fe? Io te lo scrivo, 145.700. Ecco, vedi? Mi sa che è lui che è di Genova. Sto di Genova. Sara c'ha 51.000 punti. Antonio, Sara, ti sei persa un po' di live, eh? No, ma che no, Sara li spende. Anche io li spendo. Ah, li spende. Io tipo, fino a, non lo so, tipo ieri sera, non c'era motivo di spenderli su questo canale, quindi... Non c'erano tasti. Noi siamo adesso è pieno. Solo che Ale ha messo tipo 100 milioni di punti. C'è un tasto con 100 milioni di punti. Non ci arriverà mai nessuno. Sì, ma deve avere un senso la spesa. Scandisci ad alta voce. No. Sì. Quella da 100 milioni di punti è scandisci ad alta voce una parola bannabile. E no, questa non si può fare. Infatti sono 100 milioni di punti. E ho capito, ma poi ci chiudono il canale. Ma 100 milioni di punti, ma non ci arriverà nessuno. E metti che fra 10 anni qualcuno ci arriva? Tra 10 anni non esisterà più quel tasto. Ah, ok. Un'altra allora che adoro è Ascendi a Divinità e qualcosa. Scatena l'Apocalisse. Ah sì, e scatena l'Apocalisse. 500.000 punti, vai a gridare viva Pfizer ad un corteo Novax. Questo io l'ho sentito mentre ero nella doccia ieri sera e stavo cadendo. Giustamente Sara dice io faccio girare l'economia. Ilenia dice quindi sono io quella con meno punti. Cos'è però che c'ha Ilenia? È quella con meno punti? È quella con meno punti, ne ha 25.000. Come fai ad averne 25.000? Ma infatti Ilenia è perennemente qui. Infatti ha fatto un periodo in cui non veniva perché io facevo Ilenia... le live di pomeriggio, no. C'è una cosa che devi fare, Ilenia. Quando ti compare il pulsantino verde devi in basso a sinistra, lo devi premerlo. Ilenia mi manda perennemente screen con quel coso da premere, quindi non lo schiaccia mai. Però con 30 posso comprare 3 cattiverie di medio livello contro Ilenia. Il Gastel puoi farlo, ma non le dirò io, le dirà Nim se proprio è. Ma no, ma perché lo fate quando ci sono io? No, non comprarle, non fatelo comprare. Fare quando c'è Sara, che tanto lei e Sara si odiano. Chi si odia? Sara e Ilenia si odiano. No, è finito quel gioco. C'è stato un momento in cui Sara e Ilenia si odiavano per Fortnite. No, ieri non ne ho detta nemmeno una, dice Sara. Ma non è vero, dice Ilenia. Quindi si amano, vedi? Adesso arriva in chat. Mo' non esageriamo. Esageriamo. Allora, il bianco degli occhi lo farei su questo livello. Quindi devo fare riferimento alla faccia. Ecco, vedi, Sara ti scrive, anzi, difendevo la mia piccola Ile e Ilenia. Sì, esatto. E Sara, diglielo, Ile. Carine. Vedi, è amore questo. È impossibile che... È amore. Insinuano cose false. Lo sto a di, Sara. Sara, lo sta a di? Sta di.
Allora, visto che abbiamo quasi finito di colorare la base, e poi ci saranno tutte le sfumature, tutti gli sbrilluccichini e quant'altro, però visto che abbiamo quasi finito di colorare la base, io direi che è giunto il momento di cominciare a parlare del Pokémon della prossima settimana. Ma direi proprio di sì. Molto interessante. Allora, io ho fatto un summit con Fe questo pomeriggio per scegliere i Pokémon da mandarvi come sondaggio, come in ballottaggio. Quindi adesso che Fe e forse Ivy sono degli esperti di Pokémini, possono cominciare a elencarli uno per uno e ne discutiamo. È arrivato Gigi, buonasera. Ciao Gigi. Ciao, Sara Gigi. Dice che ha un'idea. Sentiamo Sara. Io preparo la poll intanto, che dici Nim? Aspetta, prima li nominiamo e poi fai la poll, così se c'è qualcuno che butta una roba che ci piace di più la inseriamo. Intanto okay. Ivy, sappi che io ho fatto mettere quello che mi hai mandato ieri. Era molto carino. Sì, il porcospino. Ok, porcospino. Allora. Qual è il porcospino? Shaming, il cespuglio, ok. Porcospino, okay, okay. Carino. Okay. Effettivamente sì, è un semi porcospino. Ah, non ho fatto le palpebre gialle. Le palpebre gialle che mi triggerano un pochino. Allora, le palpebre le devo mettere sopra agli occhi o è indifferente? Deve essere indifferente. Però come fa tipo Ilenia a votare che non ne conosce nemmeno uno? Li va a vedere su Google? Sì, ci mette 3 ore, dura un sondaggio 10 minuti per forza. Li mandi tu su Telegram? Per questo che ne parliamo prima, tu adesso Fe dici un Pokémon, lo scrivi magari in chat così Ilenia sa come è scritto. Ok. E lo andate a vedere. E se lo vanno a cercare, esatto. E se lo vanno a cercare. Così possono fare un voto consapevole. Gigi intanto ci racconta che Pervinca ha una coda stellare che si illumina al buio. Bellissima Pervinca. Sara dice comunque niente, se avete già deciso i Pokémon niente, aveva un'idea, però potresti dircela lo stesso. Sì, infatti possono ci essere modificati. 5, esatto, ci sono 5 possibilità, ma se tu ci dici una più bella, una dei 5 se ne va. Cosa ci importa? Si possono anche fare 2 sondaggi, 2 vincitori, si fa un terzo sondaggio. L'importante è che il Pokémon sia puccioso e che piaccia a me. Ma questa pupina è troppo bella, è difficile trovarla, vero? Ti chiede Antonia. È uno dei nuovi. È uno dei nuovi. Sì. Allora, dipende, perché tipo io ho fatto nel Geo Isole in cui ho trovato Shino, che se riesco domani monto il video e lo faccio uscire, e Shino è Sakura, che l'ho anche disegnata in un video di disegno su YouTube, e in quel giro lì io in 20 isole ho beccato quello che non mi piaceva, che non mi ricordo come si chiama. Tu ti ricordi, Fe? Stavo leggendo Ilenia, non ti ho sentito Nima, perdonami. Ivy, digli qualcosa tu. Capito? Io uno so, lo sai che se leggo non ascolto, è inutile che ti lamenti. Vabbè, in meno di 20 isole ho beccato 2 personaggi nuovi. Uno non mi piaceva e il secondo era Sakura. Quindi, e il coso, la scimmia. La scimmia. Va a fortuna. Ah sì, la scimmia che sembrava quella di Goku. Quindi va un po' a fortuna. Se no, se vuoi essere sicura, ti prendi l'amiibo. Beh, con l'amiibo sì, vai proprio a colpo sicuro. Vai, io ci ho messo sicuro. 136 isole a trovare la coniglio. Sasha, sì. Sasha. Sara scrive, pensavo a Piplup, che è lo starter che hanno votato per farmelo scegliere. Pensavo fosse carino fare una specie di collaborazione nostra. Piplup farà parte del sondaggio. Sì, l'abbiamo già scelto. Però lei diceva proprio di farlo e basta, senza sondaggio, presumo. Pilota il sondaggio cercando di far okay. Vincere Piplup. Tipo sai benissimo che per me sarà un piacere. E non vale mettere Sara tra parentesi Piplup.
Sara, con le sue Sara con le sue sole forze, senza l'aiuto di un sondaggio truccato, cercherà di fare vincere Piprap. Ok. O come cacchio si allora. Chiama lui? il polaretto, come si chiama? Allora, okay. Gigi ci scrive: mi fa un po' ridere il fatto che per l'Italia abbiano scelto Pervinca per via del colore, che è sbagliato. Sì, la stiamo dicendo da inizio serata. Infatti la mia penna è Pervinca, ma questo animaletto non lo è. In altri paesi l'hanno chiamata con i nomi riguardanti l'astronomia, in tedesco è Vega, in francese è Terra. Pensate... Fe, metti Piplap, Pilpup, Sara e starter di acqua di Sinno. Pulpip, sì, così vinciamo sicuro. No, adesso vi dico mano a mano, uno per uno, quali sono le possibili opzioni. Ve le scrivo in chat, ve le andate a cercare su Gulugulu. Anche te, Fabi, che non ti piacciono i Pokémon, vattene a cercarle su Gulugulu. Sì, Fabi. Poi quello che ti piace di più ce lo dici, anche se non ti piacciono, non ci interessa. Tu devi comunque votare. Ok. Devo dire però che quelli che abbiamo scelto sono tutti carini. Sono tutti belli. Sono tutti belli. Sì, sono carinissimi. Il primo è un leggendario. No, Ilenia, non voglio che vai sentimento, voglio che lo scegli. Io voto per Inteleon. Inteleon non c'è. Il primo Pokémon è Jirachi. Sushi. Vado a cercarlo perché non so chi sia. Ok. Non mi sembra Ivy molto convinta. Sì, non mi fa impazzire. Aspetta, Ile, ti mando le foto su Telegram. Devi avere un attimino di pazienza. Ci sono anche le GIF, Ivy. Se vai a cercare nelle GIF e scrivi il nome del Pokémon, ne trovi 300. Perfetto. Arrivo, Ile. Dai, non tutti hanno un PC. Ilenia, è ora che te lo compri. Ma non quello che mi hai mandato prima. Vediamo se ci sono tra le motte di Twitch, che ci sono i Pokémon qui. Ah, è vero! Tutti no, sicuramente. Però Jirachi forse. Sono particolarmente famosi, suppongo. Non tutti, tutti. No, Simo, non ce ne manco uno. No. Allora, il primo è questo, Ile. Mandato. Li mando io a Ile Fefino. Ok, grazie Fabi. Cioè, come vuoi, basta che non litighi con Ivy. Ma va bene, ok, come vuoi, Fabi. Gastel dice: se non c'è Cubone non voto. Gastel. È fisicamente impossibile comunque litigare con Ivy. Ci tengo a dire questa cosa. Cioè, tu ci provi, ma non è possibile. Gastello, mi spiace. Cubone, per quanto vorrei fosse stato aggiunto nella lista, non c'è. No, se non è carino e puccioso, io non lo disegno, mi dispiace. Se ti mando un Telegram, lo vedi, Nim? La mia religione me lo impedisce. Sì, mandamelo, ma mi ricordo questo nome e mi ricordo che non mi piaceva. È un cubo. No. Perché? No? Avanti, Fe, qui richiedono... Vado avanti con la lista. Il secondo Pokémon che è stato scelto è Shiny. No, me lo ricordo, dai, l'ho anche catturato e volevo buttare la Pokéball da quanto era brutto. Dai, che cattivona che sei, il preferito di Gastel. Allora è bellissimo. Gastel, vero che mi aiuti nel weekend con YouTube? Vedi, Gastel, è super carino e super puccioso, è arrabbiato sempre. Lo metterò nel prossimo sondaggio, ok? Ma è alto un metro e una Vigorsol. Come fa a non essere puccioso? Dai Fe, segniamocelo allora per il prossimo sondaggio Pokémon. Per il prossimo Poké sondaggio. Gli faccio anche le gote rosa. Per farla ancora più smorfiosa. Sara piace Shaymin, eh? Io lo adoro. Molto puccioso. Anche se non è verde. È verde Shaymin. È un po' verde. Shaymin è il cespuglio, eh? È verde e rosa. Ha quei fiori rosa, sono molto carini. No, pensavo che le piacesse Ione. Ah. Avevamo cambiato soggetto. Allora. Gas scrive: Fe, segnalo fino a domenica, poi do una mano a Nim e poi può tornare a dire che non le piace più.
No, io ho una parola, eh. Io sono una ragazza di parola, quindi se dico che nel prossimo sondaggio dei Pokémon ci sarà, allora ci sarà. Sempre che non me lo scordo, per questo che c'è Fè che mi ricorda le cose. Capito. Allora, direi che Terzo possiamo anche Pokémon. andare col terzo, che era quello che stavo dicendo prima Sara, ovvero Piplup. Che devo andare a mettermi il pigiama. Fabi, con calma, il pigiama te lo metti dopo che ho finito la lista. Ne mancano due. È bello che continuamente dite a Fabi, stai qua, non te ne andare, non andare a È mettere il pigiama, vero! non andare a vedere tuo figlio, non ti muovere. Povera Fabi. Ok, il quarto è Paciriso. Terzo, l'uccello lo conosco. Sì, Legna è un pinguino, ma va bene. Beh, fa parte della famiglia. Pachirisu è uno coiattolo elettrico. E l'ultimo è Azuril. E io intanto mi preparo il sondaggio. Grazie. Votate per proprio spesa. Qui si disegna. Non so più scrivere. Credo che Eleni abbia scelto il suo preferito. Ok. Sara intanto chiede di votare Piplup. Grazie. Pensavo si impegnasse di più Sara Io non nel mi metto contro convincere Sara, le lo persone a sapete, eh? votare. Ma Marco c'è ancora? È scappato. Marco, ci sei? Palesati, Marco, palesati. mostrati. Eccolo, dice Piplup. Eccoti. Quindi tu voti per quello. Sia mai che si Peccato mette che ti contro sei Sara, già nessuno. peccato che ti sei già speso il Prime. Quel simbolo è il Prime, se no entrava anche Quel lui simbolo è il Prime. nel contest. Allora, ragazzi, questo sondaggio non è pilotato. Durerà 3 minuti. E lo facciamo partire adesso. Now. Il Pokémon che vince verrà disegnato giovedì prossimo durante la live. Beh, direi che è un sondaggio chiaro. L'hai Nina, vota per pilotato? favore. Sembrerebbe leggermente, proprio come dire, un pochino. Io contro Sara non mi ci metto, lo sapete. Sì, però, Fe. Che calolo. No, possono votare chi vogliono. Tanto il sondaggio è anonimo. La Devono stellina qual votare chi era? vogliono. Cirashi? Girashi, Ma come? sì. Nessuno vota la stellina? Non piace a nessuno. Qui sento odore di bit, Grazie, qualcuno ha votato la stellina. No. eh. Ah, non sei stata te? E vota però. Ma non voglio votare per quello che perde. Vota per quello che vuoi. Io ho votato la stellina. Infatti ha due voti adesso. 3, 4. Shaymin prende un altro voto. Girashi prende un altro voto, 5-5, 7 voti per Girashi, 9 voti per Chi è che sta Girashi, bittando per il mio, per il Pokémon 12 voti per stellina? Girashi, 15! 15 voti. Stanno bittando fortissimo per la stellina. Sentivo odore di beat. Giustamente Monica dice: no, non sembra per niente pilotato. No, Monica non è pilotato. Antonio ci chiede Sì, ma anche scusate, se è poi non pilotato rompo sta più. andando male, quindi per Sara. Quindi vado indietro di 30 giorni, poi avanti di 15 e poi un giorno a volta finché non se ne vuole andare crocchi? Basta andare avanti di 15, Ti no? basta andare avanti di 15 giorni finché non trovi il personaggio col fumetto e poi, se non è il personaggio che vuoi mandare via, vai un giorno avanti. Lo Uno ignori alla e vai un volta. giorno avanti, esatto. Finché non ti esce quello che vuoi tu. Abbiamo ancora 1 minuto circa. 25 voti per Girashi, 6 voti per Shaymin, solo 4 per Piplup, di cui non era pilotato. Paciriso 1 e Azuril Ma 1. perché i miei sondaggi di ieri erano coi punti canale e questo con i bit? Perché dobbiamo fatturare, Sara, dobbiamo fatturare.
Davide giustamente dice che siamo falsi. Assolutamente, sì. Ciao, ciao Castello. Gastel. Buon game, divertiti. Ciao Gastel. Ciao Gastellino, ci sentiamo nel weekend. Io adesso sono curioso però. Ile. Sei curioso? De che? Sì. Voglio sapere che ha scelto Ile. È vero, Ile, chi hai scelto tu? No, non era quello che intendevo. Se i sondaggi li facevo io ieri, erano comunque solo con i bit. Ma non li ho fatti io. Girashi vince con 25 punti. Grazie. Ringraziamo i bittini. Grazie, grazie. Mi avete fatto vincere la stellina. La prossima volta non dico chi mi piace, se no piloto il sondaggio. Senza bit avrebbe vinto Shane, però. Sì. I think no. Shane era il Pokémon Cespuglio Porcospino. Sì. Però ce lo teniamo sì, buono Sara, per il prossimo. Hai diritto di non ringraziare. Hai diritto Antonio di dice a me piaceva Azuril. Ma a Nim piace quello, loro ho spinto. Altrimenti avrei perso. Speso per Azuril, hai scusa. Detto cosa ha scritto Ilenia? Ha scritto no. Il Pokémon che gli piace. Paki qual Ok. Pachirisu ha votato. Pachirisu. No, come il demone del Fabi. No, quello era il demone dell'esorcista. Solo io sento male. Chi senti male, Sare? Quello potrebbe essere l'uno. No, mi sono venuti gli occhi verdi. Io mi sono sentito la live. Io mi sono appena risentito e sento tutto bene. Dove senti male? Al fegato. Al fegato. Allora, prova a riavviare un attimino. Ah, mannaggiola. Ma sai che è molto più bella come l'hai disegnata tu? Grazie. C'è sempre quel verde acido che mi turba. Sì, però mi dà meno fastidio. Sì, è vero, è bellissima. Che nell'originale. Cioè, l'unico Pokémon che mi piace e nessuno lo fa. Cipa cipa, ti mando un Pachirisu. L'unico Pokémon che mi piace e nessuno lo caga. Vabbè, Ile, dovevi spingere anche tu il tuo preferito. Lo so, Elenia, ma non si può leggere. Qual era, allora, scusami, quello che ha scelto io? Pachirisu era lo scoiattolo bianco elettrico. Quello che sembra un gattino. Ah, bellino, bellino. Quella mi ero già segnata di disegnarlo per Instagram. Buonanotte ragazzi, Nim sei meravigliosa con quelle manine, dice Sara. Ciao Saretta e buonanotte. Sara, buonanotte, dai un bacino a Franci. Buonanotte, ciao, a domani. Sara, Fabi ti dice, comunque somiglia a Nim. Mettile gli occhiali e siete uguali. No. Fa anche rima. È vero, c'è anche la frangettina. Mi sono persa? Ah sì. Già che gli abbiamo fatto i colori diversi, le togliamo sto verde. Vabbè, non è così tanto diversa, dai, si capisce usare. Che lei. Sì, sì. Sì, certo. Dai, io la vedo verde acqua. Brava. Cosa? Così sarebbe con un verde acqua ti assomiglierebbe ancora di più. Secondo me un verde acqua non si distacca tanto dall'originale. Secondo me potremmo farglielo. Osare. Ilenia dice no, il verde ci sta. Ma acqua è più bello. Lascia stare. Verde acqua è molto più bello, sì. Perché devo lasciar stare? Scusa, se possiamo farla più bella. Ti piace il verde, Fabi? Dimmi che ti piace il verde, allora ti capisco. Sì, basta che sia verde. Poi c'è il blu. Pazzuzzo. Ah, cavolo, dovevo mandare la gif a Ilenia. Devi mandare? Una gif a Ilenia, che lei la chiama gift. Lei regala cose. Anche a me piace dire GIF. E mo no, che no, scegliamo? Ilenia dice GIFT. Ah, il regalo. Il regalo, Ilenia regala. Allora, quindi vediamo di fare un po' più sul verde acqua, vediamo com'è.
Però sai che col verde acqua si potrebbe mischiare con la faccia della tipa. Andiamo più su un verde acqua menta. Ok. Non sta un granché. Intanto non ho capito perché ha beccato anche il blu sotto. Ah. Se le dai un altro biondo più scuro di quello che ha? Ma. Ok. Perché ha messo il riferimento alla faccia e non al contorno. Un po' tanto verde menta così. Qui continua a piovere fortissimo. No. Quindi chi ha vinto? La scendina. No, mi piace Girashi. Di più così. E mo che scegliamo? Che scegliamo cosa? Potremmo scegliere il prossimo Pokémon da disegnare invece per Instagram, visto che io ne avevo già due che mi avevano chiesto. Antonio ci saluta, ragazzi vado che non resisto più davanti al telefono, grazie della compagnia e dell'aiuto, buonanotte a tutti. Ciao Antonia, grazie a te, mi ciao, raccomando Anto. Riguardati, riposati. Ciao Anto, buonanotte. Buonanotte Anto. Il mio colore prefe è il turchese, tra l'azzurro e il verde, precisamente Pantone. Niente, rimane verde. Non ho trovato una sfumatura adeguata. Dicevo io, se provi direttamente tutto biondo, non ti piace? Fa un po' carrà. Ma è un colore diverso. Ilenia giustamente propone di farla rosa. No, che c'è zecca. Chi ci azzecca? Italiano correggiuto. Allora, che ne dite di scegliere il prossimo Pokémon invece disegnato su Instagram? Vai. Allora, uno l'aveva già chiesto Simone per il sondaggio. Chi era Ivy? Simo? Ah, sì. Ne abbiamo anche altri. Poi c'era... Attenzione, cosa è uscito lì? Fabi? Perché? Da dove? Come? Quando? Non male. Ma cosa? Spiegami, Lugia, perché Lugia? Da dove ti è uscito che non ti piacciono i Pokémon? Sì, ma tu ti stai focalizzando su Lugia e non sulla frase due robe sopra. No, l'ho vista e non l'ho letta. Perché? Che no. Sono rimasta sconvolta io. Allora, aspettate, qui mi devo segnare le cose. Allora, uno è Ivy, proposto da Simone. Poi Ivy purtroppo aveva fatto una proposta orribile. Poi c'era esatto. Charizard proposto da Ivy. Lo può sostituire, ma Ivy, ti vuoi giocare il porco spino cespuglio di stasera? Ah, forse di... sì, vorrei provare di metterlo in campo. Sì, se è possibile, grazie. Allora, togliamo, mettiamo Ivy, mettiamo il porco spino con i cuoricini, con i fiorellini, mettiamo okay. Piplup per Sara, sì. Mettiamo chi io voglio sceglierne, posso sceglierne anche io uno, scegliene uno tu. Voglio Fione, no, non lo voglio più, mi sono innamorata del Pokémon che ho stampato a Simo. Qual è? Gli ha stampato Lugia sulla sì, maglia. Il gatto, dai, qual è il gatto che vuole Ilenia? Paceriso, Ilenia vuole Paceriso. Ah, quello là? Ma non era uno scoiattolo? È uno scoiattolo, sì. Ah, non è un gatto, infatti mi sembrava uno scoiattolo. Non è no, un gatto. No, uno scoiattolo. Sembra un gattino, però. Ha l'orecchia punta. Ah, tutta bionda, se la sbatte in quel senso. Io pensavo... pensavo a un altro tipo di sbattimento. capisci? Evitiamo doppi sensi. Beh, con Fabi è difficile evitare i doppi sensi, eh. Per questo non ho letto. È un po' difficile. Ok, quindi il gatto, che non dopo è un gatto. L'elefante, non manca più nessuno. Eh no, uno manca perché sono quattro e ne servono cinque. Voglio sceglierne uno anche io. Anche sceglierne uno che non era fra quelli votati da adesso, eh. Un Pokémon dinosauro. Non te lo metto, Kranidos. Oh. Pokémon.
tipo hai scelto già shaming. Cosa dice Nim è maliziosa. Metterei quasi Shinx, però è difficile. Vai, leggimi la chat, sto cercando il Pokémon. Ilenia dice non ti capiscono, Fabi. Stavo pensando a Bunerissimo. No, no, ho scelto. No, ho scelto. Voglio Epini, quello rosa con l'uovo. Epini, vado a vederlo. Perché non so chi è sia. È quello che mi hai mandato oggi, Fe. Sì, esatto. Quello che io ho snobbato completamente. No, hai detto che era bellissimo. Sì, ha detto che è carino, però poi altri sono passati prima. Quello con ricciolo in testa. È rosa, esatto. Irene, è rosa, è benissimo. Sì, è rosa. Te lo mando. Ok, glielo mandi tu? Sì. Cioè, i due per me è più bello Fione, però. Sì, anche per me. Però lo sto facendo anche un po' per Irene. Perché ha detto che oggi sono stato cattivo. No, perché? E chi dirà lei? Ah, ma credo per lo stesso motivo per il quale ce l'ha con me. Esatto. Ok. Chi è che ce l'ha con te, Simo? Ilenia. Ecco, a posto. Lui, lei. Ilenia ha deciso già quale votare. Monica chiede, si può avere la lista come prima? Non ne capisco nulla di Pokémon, giustamente. Si vuole informare. Voto informato sempre. Giusto. La copio subito. Bravo. Andateveli a vedere. Scelgo Ponyta. No. Ma carino Ponyta. Basta prima gen. Basta. Vai Monica, vatteli a guardare. Ok, poi. E io intanto mi preparo la nuova poll. Questa è per Instagram. Questa è per Instagram, esatto. Ilenia scrive, scelgo Pumpli, che non Pumpli. È nessuno di quelli che ha scritto Fe. Non volete quello rosa, io l'ho scelto apposta per te. Sei proprio... Quello rosa è Pini, l'ultimo che ha scritto Fe. Rosa, e la vedi? Non ho capito. Ciao Pat. Buonasera Pat, benvenuta. Salve. Ciao Pat. Stiamo disegnando uno scoiattolino azzurro che però si crede viola e si chiama Pervinca. E stiamo decidendo che cosa uscirà come prossimo disegno sul mio profilo Instagram e stiamo mettendo in ballottaggio i Pokémon. Te ne intendi di Pokémon? Poi verde. Pat ti dice che meraviglia. Grazie. Ditemi se siete pronti, io lancio il sondaggio. Sei pronto a lanciare? Io sì, ci sono. Si sono documentati tutti? Possiamo lanciarlo? Sto aspettando. Dateci conferme. Sì, ma senza bit, dice Fabi, ha un po' ragione. Ma io il bittino lo lascerei. Nim, dimmi tu. Tu comandi, io eseguo. Non lo so. Facciamo decidere al popolo. Bit o senza bit? Oh, grazie per il follow! Ilenia dice no, li ho finiti, credo, perché io vedo tutto offuscato, purtroppo. Pat ti chiede che programma utilizza. Ti dà del lei? No, non carina. Mi dare del lei. Forse utilizza lei che disegna e sta chiedendo a voi. Ah, proprio sì. Allora, io utilizzo Procreate e sull'iPad con la pennina color Pervinca. Poi, visto che ci sono delle persone nuove che sono arrivate come Pat, sappiate che c'è un contest in atto e, per tutti quelli che faranno o regaleranno una sub durante questa live e nelle prossime live solo di questo canale, va bene anche il Prime, metteremo un bigliettino nell'estrazione di una emote disegnata da me che verrà poi
consegnata ovviamente come disegno finito al vincitore e che rimarrà come emote di questo canale per un mese intero con il numerino first del primo che ha vinto questo contest. Quindi stiamo facendo questa cosa molto carina e durerà fin quando non arriveremo alla prossima, a sbloccare la prossima emote. Quindi, mi date il via libera? Se volete una vostra emote, questo può essere un buon sistema per provare a vincerla. Vai, vai, fai. Lancio. Bit o senza bit, però non me l'avete più detto. Ha risposto soltanto cosa? Soltanto Ile. Vabbè, Fabio aveva già detto fai no. Fai coi bit, fai. Vado. Amo anche io il viola e il fucsia. Sono bellissimi. Che colore sto usando io? Verde. Ilenia, vota bene. No, quella rosa non è Pimpi. Quella rosa è Appini. Pat dice che ama anche lei il viola e il fucsia. Allora, aspetta che voto anche io. No, a zero voti Piplup, stanotte ci troveremo le teste di cavallo nel letto. Ho paura. Ciao Pat, tranquillo. Pat dice, mi scuso moltissimo, non ho salutato i mod, li saluto con affetto, non ti preoccupare Pat, tranquilla. Attenzione, abbiamo un test a testa, Shemin ed Eppini sono 3-3. Attenzione. Adesso anche Ivi, Eole, Piplup prende un voto. Sarà il voto di Sara o sarà, non starà votando per protesta? No, non so, Piplup prende un altro voto. Questa musichina molto combattuto questo sondaggio. Eh sì, abbiamo Ivi con 3 voti, Shemin con 3 voti ed Eppini con 3 voti. Piplup ne ha 2. E intanto Ilenia ci dice: chat, vi vengo a prendere a casa. Ilenia vuole Eppini. Qual è che vuole Ilenia? Eppini. Che è il gatto scoiattolo? No, è Paciri sul gatto scoiattolo che ha preso 0 voti. Ah, ok, quello è quello che piace a te, quindi? Eppini? Quello con l'uovo. È quello con l'uovo. È questo qua, Nin, guarda, te l'ho condiviso. No, no, se mi dici quello con l'uovo mi ricordo. Corricchio è che c'hanno testa. Dei nomi troppo impossibili da ricordarsi. Ma non è vero, è Pini. Dai, sembra mai? Che hai sbattuto per terra qualcosa. Pim, pim, plum, pampili, pinci, pin, nim, pin. Madonna, sembra un cinese. Questi sono difficili, vabbè. Come no? Sì, voi pronunciate certi nomi che manco da sciogli lingua. Ivi è facile. Giustamente Linea ti dice, è rosa, Nim, è rosa. Charizard? È pronunciabile. Però sai Ile che se tu mi metti davanti il viola o l'azzurro, per me vince l'azzurro. C'è un testa. Simone, non ci provare. Fabia. No, è Fabia stata. È Fabi. Fabia ha investito. Allora, erano 3-3, io ho votato Eppini. Pareggio. Ok. Ci abbiamo un Ivi e un Eppini. Cosa facciamo? Ne disegniamo 2? Qual è Eppini? Ancora? Hai preso con l'uovo? Scusate, ma è Pini, qua non si capisce. Ok, quello con l'uovo. Beh, se c'è un pareggio bisogna fare uno spareggio. Fai un sondaggio con solo loro 2. E se disegniamo un Eppini e un Ivi nella stessa immagine? No, insieme che si tengono per mano. No. No. Sia mai che queste complichiamo cose, le cose a Nim. Siete pazzi. No, okay. Poi finisce come... Fabia è impazzita, guarda, vedi. Scusate. Che dolci, dai. Nim. Devi farlo per Instagram. Per favore. Cioè, quindi un
un coso con l'ovetto che tiene per mano un... qual è l'altro? Te lo faccio un Eevee. Sì. Ah, un Eevee? Adesso troviamo, ma scusa, uno sta in piedi, uno sta a quattro zampe. Non è che si devono tenere per mano per forza. Facciamo anche l'ovetto che cavalca un Eevee. Ma no, sì, mamma mia, ma già me la sono immaginata, è bellissima. Ecco, perché tu sei una persona brutta. No, ma tu sei cattiva però. Beh, Ilenia dice falli che si picchiano. Ma no, vabbè che i Pokémon sono nati per lottare. Allora, questo è Eevee. Estruso dice sei maliziosa, Nim. No. Sono stanca anche io. È anche l'orario. In realtà no, sai, sono gli allenatori che li vogliono far lottare, perché loro, secondo ma se me... non puoi andare nell'erba alta che ci sono i Pokémon psicopatici che ti vogliono uccidere. Psicopatici. Oddio, è fluo. È troppo fluo. Non lo so, c'ha le mani lampadina? E non è colpa mia che questo c'ha le mani lampadina. Ah, giusto, Ivy, è vero, viene dallo spazio. Ci sta che sia un po' fosforescente. Bello, figata che devi andare in bagno di notte, basta che allunghi le mani, si accendono e non si serve neanche. Molto carino, come quei bastoncini che mi rompi e diventano. Ilenia dice, è una stella. Ilenia dice... è una stella. Spegniamogli un po' questa mano, se no si acceca. Ma io mi chiedo se Elenia scrive a occhi chiusi o lo fa apposta, perché veramente penso che sia una signorina intanto. Eh beh, sì. Come lui ti vede il dubbio? Perché lei sta in crisi da quando ha scoperto che Toppetta è maschio. Ogni volta diventa. Dovrebbe non posso essere dire più in crisi che... per Sasha che per Toppetta. Sì. E secondo me non l'ha capito ancora di Sasha. Ah, ok. Sì. Può essere, né che non può essere. Allora, facciamo comunque lo spareggio, perché se poi provo a disegnarli assieme e viene una porcheria, voglio avere una via d'uscita. Giusto. Un piano B. Va bene. Un piano B. Così io ce provo. Se vengono belli, va bene. Aspetta, il cervo è maschio, ma dai, ma che senso ha? Non ci credo. Eh? Il cervo. Chi è il cervo, Ile? È un coniglio. È un coniglietto. Ma hai visto il mio video, che l'ho anche messo nel gruppo di Telegram, nel canale di Telegram? Se non siete ancora iscritti al mio canale di Telegram, iscrivetevi, perché butto un sacco di spoiler là sopra. E se l'hai visto il video, è quello del video con la casa spaziale, con la casa astronave, quello col bomber blu. L'hai confuso con Shino, giusto? Ah, sì. Il cervo, sì. Quello con le corna rosse. Lei è femmina. A sto giro niente. Posso andare a mettere a nanna mio figlio? C'è un impegno improrogabile? No, tipo non puoi andare. Salvare il mondo da un meteorite o sconfiggere qualche Decepticon? Prima vota. Vota, vota. Continueremo a fare sondaggi e Luca dormirà sul divano stasera. Povero Luca. Anzi no, ecco, mannaccia. Povero non si può dire, come pesce, ciao sono Bianca e oggi ancora non mi sono palesata. 9? 99? 999?
vota il sondaggio. Veloce. Chi vota. Ha detto la parola proibita? L'ho detta io? Io l'ho detta. Infatti ho lanciato il bittino. Pensavo l'avessi lanciato per me. Perché ho detto parola proibita, Luca. Perché dormiva sul divano. Però non mi ascolti quando parlo. Io pensavo di averlo detto io. Ti ascolto così tanto che ho preso parte al tuo dialogo. Sei spaventata. Comunque Bianca ha letto male. Non mi piace, non mi va bene questa cosa. Perché Bianca è una babbona. Perché non fai leggere Giorgio. No. Giorgio avrebbe letto un peggio, secondo me. No, Giorgio è Giorgio. Ho bisogno di idratarmi. Che ore sono? 10:30. Mi sembrano le 4 del mattino. Sto in crisi. Non devi stare in crisi. Io devo votare, oh. Sì, e poi sappiate che finito qui, io devo sistemare la scheda di del personaggio di D&D, perché domani sera giochiamo su Discord e siamo passati di livello, io devo scegliere gli incantesimi. Ma chi è maschio, Ile? Asha. Marco ride. Marco ride perché è crudele. Lui si diverte. Rea 3 non va bene. Marco, vota per favore se non hai votato, eh. Votate tutti. Non facciamo un altro pareggio perché... No, non si può fare un altro pareggio. Cioè, stavolta non votate i bittini, quindi non si bara. Hai tolto i bittini per evitare... È per forza. Il problema è che il sondaggio è finito e siamo 3-3. No! Oddio. E niente, sono in pareggio. No, io ho cercato di mettere il voto all'ultimo, ma non me l'ha preso. Avresti votato per Ivy? Sì. E allora si fa Ivy. Dice quello, Ivy. Quello di sera non c'è, Marco. Riproviamoci, riproviamo. Marco è terrorizzato. Nel dubbio. Marco c'ha il terrore. Già probabilmente stasera è stato frustato male. È un consiglio. Sì, perché noi passiamo di secondo livello, Sara sarà passata di quarto. Addirittura. Dai, rifacciamolo, Fe. Vabbè, se il tuo voto era per Ivy, si faceva 4-3, vince Ivy, che lo rifacciamo a fare. Se vuoi lo rifaccio. Ok, allora va bene, se vale il voto in chat, sì. Ma certo. Sì, ma sì. Chi lo sa, dice? No, vai Fabi, vai tranquilla. Se devi rifare il sondaggio, fallo ora, che devo andare. Vai tranquilla. Stavo per dire Luca. La parola proibita. Mi sono trattenuta all'ultimo. Ma rivolta verso chi stavolta? Verso Fabi, che non poteva andare. Ah. No, non ho capito se torna o no. Se solo deve mettere a nonna Luca, un conto. Sì, di solito torna. No, poi torno, ecco, vedi. Anche se più di Ivy, a me piacciono gli upgrade, come si chiamano, le evoluzioni. Gli upgrade di Ivy. Ce ne sono tante. Lo stavamo dicendo io, a me piacciono tutte le evoluzioni di Ivy. E allora la prossima volta dinne una rosa. C'è l'evoluzione di Ivy rosa, sì? Sì, Espeon. Bravissima. Me l'ha regalato Manta. Quanto è bello. Ok. Su questo livello non c'è più niente. Ilenia ha interrogato Monica. Non dico nulla. Eh? Leggi. Ilenia chiama Monica ad alta voce e chiede a Monica chi ha votato. Il voto è segreto, eh. Chi hai votato?
Il voto segreto, esatto. Lenia dice: sto animal mi sta distruggendo la vita. Prima mi dice che sono bravissima, e poi non è vero, le femmine sono maschi. Vabbè. Lenny è rimasta malissimo quando ha scoperto che il gioco non ti dice se fai schifo, ma ti dice sempre che sei bravo. Pure che butti due mobili a terra. Magari non ha neanche votato in nessun sondaggio. Colpa di Ivy, ma il luccichino, i luccichi, i luccichini li piazziamo? Sì, dopo che ci sono. I luccichini sono la ciliegina sulla torta dopo che è arrivato tutto quanto. Infatti, già ho Sono iniziato un approvato. pochino col luccichino. Allora, abbiamo fatto la codina. Ricordiamoci le stelline galassine sulla codina, eh? Comunque a me Maschera. quel verde piace, non mi dispiace. Sì, alla fine toglierlo è peggio. Facciamo la pelata. Cavolo, non è quello giusto? E no, era quello giallo. Allora. Ci sono gli occhi. Certo che se col cielo scrivo così non oso immaginare quando avrò il PC e quindi una tastiera. Io già tremo. Se col cielo Dai, scrivo così non oso Lenia. immaginare quando avrò il PC, quindi con la tastiera dovresti poter scrivere meglio. Nim. Non ti fare domande. Vedi, anche lei trema. Tremiamo in due. Dateci una coperta. Chissà perché salta l'anteprima stasera. Sì, È vero, fa plic, plic. l'ho provato anche a togliere e rimettere, però continua a Ah, dammi tu. saltare. Ragazzi belli, io vado a fare l'aerosol e poi a Nanna. Grazie Brava. per la Grazie per la compagnia. No, compagnia. Grazie. grazie a voi, è sempre bello stare insieme. Buonanotte a tutti e Ciao, poi voglio Alice. vedere per vinca finita. Perfetto, Assolutamente la posterò nel canale Telegram. Buonanotte ok. Ivy, Buonanotte a riposati. tutti, Stai così grazie anche a guarita. voi. Ciao, Franci, buonanotte. Ciao. Ciao Ciao, meraviglie. Ivy. Ciao ciao. Ciao. Sto provando questi nuovi luccichini che non mi dispiacciono. Li ho rubati dallo stile di. Come
Il shampoo di Ranma. Che c'ha i capelli con i luccichini così. Ok, il vestito blu. Troppo blu. Cosa farete questo weekend? Avete programmi? Io penso che non mi alzerò dal divano. Come, ma devi sistemarti YouTube? Eh? Devi sistemarti YouTube? Sì, ma penso che ci vorrà poco per sistemarmi YouTube. Spero. Ok, hai segnato tutto. E voi cosa farete? Io questa mattina ho comprato 3 corsi su Udemy e credo me li farò al fine settimana. Urca, stai studiando fortissimo. Sì, ma stanno facendo il Black Friday, 10 euro invece di 20, mi sembra, ogni corso, ne ho presi 3. Ah, però. Perché poi lui fa come Amazon, tu quando prendi un corso poi sotto ti consiglia quelli correlati, no? Quindi uno dietro l'altro. Bene, corsi di che cosa? Ops, vai Simo. Non ho sentito, Fede, ho parlato sopra. Sì, volevo chiedere, cioè Ilenia ti chiede una cosa. Ma domandina, domani sera le telecamere sono accese o si va tutto d'immaginazione? No, no, sono accese le telecamere. Purtroppo per me è il mio pigiama. Che non ci sarà. Che non ci sarà. Ile, che fai sto weekend? Vai dalla mamma? Allora, manca solo sulla faccino. Quasi terminata praticamente. Monica intanto ti dice che è al sabato pieno. Mattina spesa, pomeriggio visita per la scuola superiore. Faccina disastrosa. Per suscino? Già, ma è già alla scuola superiore. Mamma Beh, mia. Non penso per lei. E poi domenica sabato, che fai? Ilenia ti dice sabato lavoro. Domenica farò sto albero di Natale che la famiglia mi sta torturando. Dalla mamma domenica prossima. Questo lo eliminiamo. L'albero di Natale. Anch'io vorrei fare l'albero di Natale. Solo che non ho voglia di montarlo. Quella è la sbatta più grande. Come? Quella è la sbatta più grande? Sì. Ma non ho voglia di montargli i rami più che altro. Tu che farai, Fe? Non ho idea. Devo vedere se c'ho gente a casa, che è molto probabile questo weekend. Spero che non duri troppo. Non imbianchi i soffitti? No, niente soffitti. Non credo. Spero di no. Spero di no. Quest'anno non mi va proprio, dice Elenia. Marco dice, sabato un tubazzo. A parte guardare l'Inter domenica pomeriggio, vado a teatro. Vai a teatro? Chi è che va a teatro, pomeriggio? Marco? Sì. Manta! Cos'era? Che meraviglia. Ciao Manta. È un ride. Ah, ma avete cambiato i suoni? I suoni Benvenuti. Sono cambiati Ciao, 2 mesi fa. Grazie del ride. Spammate l'emoticon del ride. Che stavi facendo di bello? Noi stiamo disegnando la scoiattolina di Animal Crossing. Presto sarà pronta anche l'emote del ride del primo canale. Mi manca quello giallo? Formula 1, gara di campionato online. Com'è andata, Simo? C'è un campionato online di Formula 1 di videogioco?
Sì, sì, sì. Figata. Com'è andata? Ti sei piazzato? Ti sei classificato? Comunque non ho visto se avete già letto o no. Monica ci conferma che Sushi ha iniziato le inizia le superiori. Wow. Grandissimo, cavolo. Come passa il tempo. Era ieri che era un procione grande così e adesso va alle superiori. Un procione Sushi. Manta, abbiamo appena fatto 300 sondaggi sui Pokémon. Porca pupazza, e te li sei persi. È vero. Abbiamo votato il Pokémon che disegneremo la settimana prossima e abbiamo votato il Pokémon che disegnerò su Instagram, perché lei ne aveva voglia di votare ancora, allora abbiamo fatto un altro sondaggio. Esatto. Settimana prossima in live si porta Jirashi. Su Instagram invece arriverà un post con Eevee. E intanto Marco ti chiede: perché Nim si stupisce che vado al teatro? Nim, perché ti stupisci che Marco va a teatro? Come ti permetti? Non pensavo ti piacesse il teatro. Che spettacolo vai a vedere? Manta, tu chi avresti votato? Jirashi o Eevee? Anche se non c'entra niente, perché non erano quelle le opzioni. Vai tranquillo, vai tranquillo. Arrivo subito che c'è il post gara. Vai, vai. Dice Eevee, quindi avremmo avuto un punto in più per Eevee. Quindi avrebbe comunque stravinto. Avrebbe comunque vinto. Abbiamo praticamente finito, eh? Mancano solo sì. le cose galassiose sulla codina. Esatto. Ogni tanto si incasina qua. Ciao Francesca, ben ritrovata. Oh Franci. Ma salve. Ah. Ciao Franci. Allora, che altri sbrilluccichini potremmo mettere? A parte quelli della galassietto, uno qui. Però fai prima quelli della galassia, poi se c'è spazio ne facciamo altri. E poi magari non c'è uno sulla mano. No, non si vede. No, quanto sulle amore, guance quanto ce l'ha già. Sì, direi che andiamo di galassia. La galassia. Francesca chiede: il Pokémon è stato scartato? In che senso? Forse se l'abbiamo scelto. Esatto. Abbiamo fatto due sondaggi. Abbiamo fatto più di due sondaggi. Abbiamo fatto più di due sondaggi. Quelli finali erano convincitore Jirashi per la live della prossima settimana e Eevee per il post di Instagram. Non sono sicura dei pallini. O sì? Oltre ai luccichini, pallini? Com'è l'originale? Boh, i pallini che so? I pallini là. Sì. Intesi come? Semplici punti luce? Boh, sì. Non lo so, i luccichini mi piacciono di più. Li togliamo. C'è Gigi? Voto sì. Ciao Nico. Ciao Nico. Buonasera. Marco ti dice: Sgarbi racconta Dante e Giotto. È vero che avevi detto di Sgarbi. Io sono andata a vedere Grease. Ti avevo perso. Allora facciamo anche sul viola. Non si vede niente. Rimaniamo sul bianco. Un bianco più acceso. Rimane sul bianco. Qualcuno può dire al signor Mingus che gli ho risposto sul Telegram? Il signor Mingus in questo momento è impegnato, non ti può leggere. Probabilmente ti ha notato comunque, perché sul gruppo ho visto che ha risposto.
appena possibile, sicuramente ti risponderà. Esatto. Ma mi ha scritto lui, e chiedilo a lui allora. Purtroppo è nell'altra stanza, io non posso dirgli nulla. Allora, che ne dite del galassino? Ci gusta, a me mi gusta molto. Allora, questo lo unisco perché sennò non posso fare l'ultimo livello, che è quello del contorno. Cosa sto usando? No. Allora, per Francesca che è arrivata adesso, abbiamo messo in ballottaggio un po' di Pokémon, che di cui Fe dirà il nome perché io assolutamente non lo so, e non alla fine ha vinto, erano troppi. Chi ha vinto? Ah, quello Girashi. Che volevo io ha vinto, perché ha detto che mi piaceva, nessuno lo stava votando e Antonia ha bittato fortissimo per farlo vincere. Di nomi, Fe, che io non me li ricordo. Allora, per il primo sondaggio c'erano Girashi, Shaymin, Piplup, Pachirisu e Azuril. Male non può rispondere perché è legato e imbavagliato in bagno? No. Credo, spero. No, giuro, non l'ho fatto. Grazie per le conferme, Nim. Anche perché poi quando il bagno serve a me e quindi al massimo lo andrei a legare in cantina, tipo. Nico dice, secondo me sì, mi scriveva di un'altra cosa, ma secondo me era un messaggio in codice. Può essere. Dici? Né no, che aspettate. Non può essere. No, no, vi confermo che non è imbavagliato. Era un messaggio che aveva a che fare con i ninja. Non saprei dirti. Con OBS? Con i ninja, con OBS ninja? Non ho idea. Mandiamo i carabinieri, dice Marco. Mandiamo i carabinieri ninja, dice Marco. Sì, mi chiedeva di OBS ninja, ok. È stato bello perché mi ha scritto alle 22.48 e ha risposto alle 22.49. E poi è sparito. Probabilmente ha risolto con quello che gli hai scritto. Sì. Che carino, l'ho finita! Che spettacolo. Dove si mette il voto? 10. Esatto, bravissimo, io l'ho scritto però. Ho scritto 10, vabbè, è 10. Tu dici che è bello? Allora, mettiamo così. E io volevo mettere un altro livello, ma non mi ricordo per che cosa, perché è passata una farfalla e mi sono distratta. Yeah. Ah sì, Ile, ah sì, voto il livello da... negli occhi, aspetta. Voto da 1 a Galassia? Eh? Sto chiedendo a Ilenia, voto da 1 a Galassia. Voto da 1 a Galassia. Ok. Ah, ok. Lei mi piace, ma non me la metterei sull'isola. Io ci stavo pensando di metterla vicino a Scott. Durante la live fa picco di ascolti? Dipende quale live. Comunque, bellissimo, perché non credo abbia risolto, perché mi ha chiesto, te ne intendi? Io ho risposto abbastanza, è finita lì, quindi forse non ha risolto. Ok, può essere. Non è che non può essere, può essere. Sì. Ma alla fine, vedi, questa frase va bene per tutto. È perfetta, ma io ti ho detto, io mi ci stampo una maglietta, io la voglio come merchandise. Mi ci faccio anche la cover per il telefono, una tazza e una federa di un cuscino. Può essere. Può essere, non è che non può essere. Può essere. Che poi si scrive così. Può essere. No, è che non può essere. Così, preciso. Ok, ora è veramente completa. Posso chiudere anche il riferimento. Giustamente, Nico dice, cioè, si è risolto col mio abbastanza, vuol dire che sono un problem solver divino. Esatto. Assolutamente, assolutamente. Galassia, dice Lenia. Galassia tutta la vita, dice Nico. E mi sa che ti è venuta proprio bene, staglione. Buona serata, buonanotte. Grazie anche a voi che avete fatto compagnia in chat. Grazie Simo, grazie Fe e grazie a Ivy che è andata a dormire. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.
Ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte.